Savelli Fiorenza, nata a Boccheggiano nel 1929, venuta a Massa Marittima, siamo stati un anno e poi siamo, nel 1935 siamo venuti qua su. Allora, io sono Chereschi Stefano, sono nato nel 1953, sono il figlio di Savelli Fiorenza. Mi chiamo Ermada, sono del 1933 e sono nata a Boccheggiano. E a 3 anni sono venuta a Niccioleta. Era divisa in 3 parti, sorveglianti, impiegati e operai. Allora non c'era nemmeno la strada di Prata, bisognava sempre passare da questa strada. Si venne a Niccioleta, lì si vide le scuole, qui c'erano questi 3 palazzi. Ci mandarono in piazza. C'era una casa vuota di 3 stanze e ci dettero quella, perché poi è tutto occupato. Dopo lassù ci saremmo stati un annetto, non lo so. C'era un camino che faceva un fumo e si stava nemmeno in casa. Bisognava aprire tutto perché si moriva, si puzzava e non si stava vicino a nessuno. Mio babbo prese la strada, vide tutto questo, andò a Prata, ci comprò la stufa e la mise in casa perché non ci si poteva stare. Poi per buona fortuna si liberò una casa qua giù, ci mandarono qua giù era tutto a posto. La casa era comoda, era grande, 4 stanze, c'era 6 persone. Niente, la mia mamma faceva la donna di casa, mio babbo lavorava a miniera. Era sorvegliante, non so che poteva fare. E poi hanno inaugurato il dopolavoro e a sorveglianti gli avevano fatto una sala da gioco a parte sopra, giù di sotto c'era il bar che ci potevano andare chi voleva. Loro se volevano giocare andavano su che c'era la libreria e un'altra sala. E noi si stava con i sorveglianti e gli operai stavano per conto suo perché dagli impiegati non ci si poteva andare. Sì, stava il libretto della società della Montelatini, tutto suo era. Si segnava tutto lì e poi quando si riscuoteva ci pigliavano tutti quei soldi che si doveva pagare. Vestiti, panni, cappotti, vestiti da uomo, coperte, sottocoperte, materassi, lana per farli, tutto. E a noi ce ne stava poco. La spazzatura ci pensava la Montecatini, ci passava tutto. Dell'acqua? No. Della spazzatura? No. Se andava si chiedeva se da imbiancare la casa e mandava il muratore. Dell'imbiancatura, poi se aveva bisogno dell'imbiancatura veniva sempre, veniva poro libero, ci scivolava il piede e cantava e ci imbiancava tutto come voleva. E l'acqua non si pagava perché era della miniera e non si pagava. La luce ce la davano di miniera che faceva la sera alle 10 faceva più luce una candela che la lampadina, tutto. Noi si era levati a posto come baule. Mi ricordo solo una cosa, che io avevo un secchino, andavo alla fonte a pigliare l'acqua, le donne si picchiavano per l'acqua, io prima c'ero io, dopo c'ero te, insomma, rimasi nel mezzo e mi sfasciarono questo secchio d'acqua. Si andava a scuola qui, si andava a scuola e poi ci avevano messo l'altalena, si trovava giornata. E poi sono andata al lavoro. Alla mensa e al refettorio dell'operaio, qua giù facevo la spesa. Si faceva il mangiare, si faceva le camere, la sala, si serviva a tavola. E gli ingegneri, tutto stavano là sulla mensa, 10 camere. Sapete. La mattina si entrava alle 5 per preparare il caffè, per fargli fare colazione. Poi c'era da preparare il pranzo. Naturalmente non ero sola, o come lei non era sola, c'erano altre donne con noi. Si faceva le pulizie come in una casa. Per noi era una famiglia. Io ero giovane. Quando che era la sera, fino alle 10, l'11 ne ero a casa, se mi venivano ad aiutare loro e la mia mamma, per rigovernare e mettere a posto. Io c'è come penso. Oggi che ci sono le lavastoviglie, bisognava lavare tutto a mano. Un giorno ci toccava andare a lavare lenzuoli. Allora io per lavare lenzuoli chiamavo la mia sorella, quell'altra, si lavava un lenzuolo in 2.
vuota. Ci fu il problema dell'eccidio, che le famiglie riportarono via sia i morti che i figli, riportarono tutte nelle, da dove venivano, dalle sue origini, e le case che erano rimaste vuote furono riempite da, diciamo, dagli emigranti, da siciliani, calabresi, piemontesi, bergamaschi, veneti, alcuni rimasero quelli della montagna, delle miniere del Ziele. E niente, questo andirivieni è durato fino agli anni 60. Poi, come in tutta Italia, ci fu il famoso boom economico e i ragazzi di 20 anni di quel periodo là preferirono andare a lavorare nelle fabbriche del nord. Praticamente eravamo rimasti solo noi dipendenti della Montecatini, cioè della Montecatini a suo tempo, e della Solmine da ultimo, insomma, nell'ultimo periodo della lavorazione. E sono entrato quasi subito all'età di 21 anni alla miniera. Ho lavorato con mio zio in magazzino, praticamente ero a contatto con tutto il personale. Facevo rifornimenti alle officine esterne, facevo rifornimenti alle officine interne e a fine turno andavo in un posto prestabilito dove consegnavo il materiale, gli indumenti e il vestiario di sicurezza e non agli operai. Portavamo il materiale alle miniere giù all'interno, caricavamo sui carrelli e con gli addetti all'interno, ogni reparto aveva il suo addetto chiamato portaferri, con un locomotore lo portavano dentro la galleria e poi scendevano giù e lo distribuivano. Ho distribuito anche l'esplosivo, anche lì tutti i giorni venivano vari addetti, di media portavano via 20 quintali di esplosivo al giorno. Sono stato fino al 95 per 20 anni.